In questo lungo viaggio di eccellenza in sanità avete visto che abbiamo toccato tanti temi, i medici eccellenti, le eccellenze sanitarie, ma oggi parliamo di qualcosa di speciale. Una donna, una persona, e donna mi piace sottolineare, che dedica la sua vita alla sanità ed è un'eccellenza per quanto riguarda la sanità. Maria Pia Garavaglia. Intanto un piccolo Eccomi. ricordo personale. Quando sono tornata da Varese, dopo l'esperienza Rete 55 di Varese, sono tornata a Roma. Una delle prime interviste in cui ancora mi batteva il cuore perché intervistavo un sottosegretario era Maria Pia Garavaglia. Che Maria Pia Garavaglia, dottoressa, lei è stata presidente, ministro, sottosegretario, di tante cose la chiamo dottoressa Garavaglia, Che non ecco, cambia una mai. che non cambia mai. Una cosa particolare che lei da una poltrona all'altra così, ma ha sempre questo tratto quasi familiare, amichevole, che è importante, pur nelle grandi preparazioni. Allora, parliamo, dicevo, di sanità, di una persona sempre occupata di sanità, nelle varie esperienze. Ecco, cos'è che l'ha più toccata? Perché magari in quel momento c'erano problemi oppure ha risolto qualcosa. Amo la sanità e credo che l'espressione che ha usato, questo tratto di amicizia, ritengo sia un modo per far amare le istituzioni. In fondo, chi fa politica, sia nelle istituzioni in maniera attiva, sia poi, come è il mio caso adesso, di fiancheggiatrice in fondo delle istituzioni, per far fare il tifo per la sanità ai nostri concittadini, usa la parola amicizia per un motivo chiaro. Bisogna essere amici dei cittadini, lo Stato deve essere uno Stato amico, le istituzioni devono essere amiche, altrimenti ci si avvicina con reticenza, con paura, qualche volta assolutamente anche con sfiducia. La sanità ha bisogno della fiducia dei cittadini perché affronta, quando sono gravi, problemi gravissimi che fanno soffrire nel corpo, ma anche nello spirito, il malato, i suoi familiari. Qualche volta anche gli operatori, perché si trovano di fronte a situazioni che coinvolgono molto professionalmente. Non crediamo che gli operatori siano distaccati, anche se vedono tante situazioni, perché l'uomo nella sua fragilità è sempre un bene prezioso che si dovrebbe proteggere. Cosa ho fatto io? Ho incontrato, a causa della politica prima e a causa del volontariato poi, le situazioni estreme. Quando sono stato sottosegretario non avevo la responsabilità del politico vero della sanità, perché è il ministro il vertice. Da ministro ho cercato di recuperare tutte le professioni sanitarie e credo che i decreti che Che hanno lei compiuto 25 anni hanno. quest'anno, perché Sì. il 14 settembre del 94 erano entrati in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, erano i profili delle professioni sanitarie che integrano, che completano l'atto medico. Sono importanti perché sono gli infermieri, i fisioterapisti, i podologi. Poi ci sono state delle malattie drammatiche, penso alla fibrosi cistica, per cui la legge 548 è la mia legge, la psoriasi come malattia sociale, il primo piano sanitario nazionale, il primo progetto obiettivo sulla salute mentale. Alcune cose sono rimaste purtroppo come erano ed erano però situazioni particolari a cui mi sono dedicata. Con la Croce Rossa è ovvio che ho visto Che le tragedie più certo. grosse. L'Africa a cui mi sono dedicata come priorità è il continente dove si muore di malaria, di malattie Di respiratorie, parto di di parto, perché non c'è sufficiente igiene, basta fare dei pozzi, basta far lavare le mani alle mamme, che cambia la vita, diminuisce la mortalità infantile. Quindi ho incontrato le frontiere della sanità, quelle di grandissima tecnologia e di innovazione continua come nel nostro paese, fortunatamente, e la sanità come organizzazione di tutela della salute che non c'è, che manca, come nei paesi più sfortunati del mondo. Quindi io credo che per questo chiamo la sanità, perché si rivolge proprio alla persona nel momento in cui ha bisogno di essere considerata degna, perché alcune malattie ti fanno sembrare degli scarti della società e il sistema sanitario deve recuperarti a fare in modo che la tua dignità personale venga rispettata in tutta la sua qualità. Ci sarebbe materia per non so quante interviste. Ogni tema che ha toccato potrebbe essere approfondito, ma la cosa che risalta è che comunque
al di là delle critiche che si sono fatte e si continuano a fare per la sanità Italia oppure l'ospedale, che ha qualche problema, tante volte è dovuta forse anche a qualche eccesso giornalistico, ecco, però la sanità italiana, dottoressa Garavaglia, lei appunto conferma, sì, che ha fatto passi da gigante tutelando tutti. Il nostro sistema sanitario è l'eccellenza del paese, nel senso che la riforma del 1978 è stata lungimirante e da quando c'è la Repubblica credo che sia stata una delle riforme più alte in termini anche etici, oltre che organizzativi e anche economico-finanziarie, perché la sanità porta con sé spesa, ma porta con sé sviluppo, ricerca, investimenti. La riforma sanitaria non è abbastanza conosciuta nemmeno da chi fa la facoltà di medicina, per cui si entra in un sistema di lavoro senza aver apprezzato qual è la cornice del nostro sistema sanitario. E anche i cittadini italiani, i quali ottengono spesso gratuitamente, se non con pochi ticket, dei servizi costosissimi, non apprezzano. In Italia forse abbiamo poi le code, ci fanno vedere le liste d'attesa, ci fanno vedere anche degli pronti soccorsi intasati, però il cittadino italiano che ha un grave bisogno, quando si tratta di un grave bisogno, di un'urgenza o di un'emergenza, la risposta ce l'ha, la più costosa, la più attuale, quella che risponde ai protocolli internazionali. Quindi il cittadino italiano deve sapere che quando ha un problema grave, ma lo sanno, io incontro cittadini che mi dicono: so che sono costato, e mi dice che so io 50.000 euro, eppure io non ho pagato niente, io ho avuto 3, 4, 5 interventi eppure non ho pagato niente. Quindi chi ha un bisogno acuto trova la risposta. Qualche volta noi invece consumiamo sanità, siamo noi a dire al medico che farmaco vogliamo, siamo noi che sprechiamo. Quindi c'è da dire questo: il sistema è un sistema complesso, prezioso, costoso, democratico, perché tratta tutti alla stessa maniera. Poi tocca un po' a noi anche fare il tifo per questo sistema, per sostenerlo, perché siccome costa, se noi lo sprechiamo poi il rischio dei tagli c'è, e se c'è un taglio ferisce e indebolisce il povero, perché il ricco saprebbe comunque sempre dove andare a cercare un servizio adeguato. Ecco, e poi c'è un fatto che sempre più c'è maggiore attenzione massima per la, come chiamiamola, adesso non sappiamo quale età, quinta, sesta età. Prima si diceva: ma sì, ma il nonno anziano sta così, ma sì, anziano, aspetta, ecco, per dire, aspetta finché non c'è più niente da fare. Adesso invece ci si preoccupa e ci si occupa sempre di più di quelle patologie che sono appannaggio di un'età avanzata. E quindi vuol dire che veramente l'attenzione al cittadino c'è. Questo è un bell'argomento, perché se si tratta bene l'anziano, cioè la persona che sembra non essere più utile perché non più produttiva, vuol dire che si ha una concezione di welfare, cioè di sistema di protezione alto, che non premio su chi produce, allora lo curo, chi non produce più lo lascio andare. Allora, purtroppo, essendo anche a causa del nostro modo di vivere, certo, il nostro modo di alimentarci, ma anche il nostro sistema sanitario con la sua prevenzione, con la sua riabilitazione, ha aumentato molto l'aspettativa di vita. È evidente che molte malattie che quando morivamo con un'età media di 50 anni non facevano nemmeno in tempo ad emergere, adesso le demenze senili, la demenza dell'Alzheimer, il Parkinson, molte malattie invalidanti progressivamente si collocano nell'età più avanzate della vita, e il nostro sistema ritiene, e guai se non fosse così, non lo difenderei più, si dedica agli anziani con la stessa qualità e attenzione che per le altre età della vita. Certo, gli anziani in una popolazione che invecchia rischiano di avere anche familiari anziani. Ecco, il problema del contesto di protezione invece è un problema. I servizi territoriali, i servizi domiciliari, questi dobbiamo ancora trovare un modello per fare che penetri nell'organizzazione. Ci sono delle regioni attrezzatissime e delle regioni senza nessuna attrezzatura. E qui è arrivato alle regioni, agli enti locali, proprio perché per questi discorsi che facevi, in effetti deve essere poi il territorio a rispondere, occuparsi, certo, e preoccuparsi, non soltanto il governo centrale che oramai ha demandato alle regioni. Dottoressa, le voglio fare una domanda un po' non proprio sulla sanità. Lei è stata anche vice sindaco di Roma.
un'esperienza bellissima. Ah, ecco. Ma adesso camminando per le strade di Roma mi addolora, adesso ecco, Roma mi addolora, ecco perché... nel senso che io ho avuto la fortuna anche di avere un sindaco molto particolare, però venivamo anche dopo. Qual era la storia... il sindaco particolare? A Beltroni, sì. Stavo, sarei arrivata a dirlo perché noi venivamo anche dopo l'esperienza, due mandati di Rutelli che aveva fatto anche il giubileo, e vorrei ricordare che non hanno avuto nessun avviso di garanzia, niente, tanto per dire che si può amministrare senza aver paura della corruzione, perché aver rinunciato alle Olimpiadi per la paura della corruzione è stato gravissimo, e il nostro paese avrebbe avuto bisogno che la capitale si rinforzasse con le Olimpiadi. Allora, il periodo di Beltroni è stato un periodo trionfante, si parlava di modello Roma, ancora adesso, dopo anni, trovo in giro, in strada, le persone che mi riconosce, dice: ah, sindaca, con questo modo bonario romano. Quindi dice che in quel periodo io ero gratificata di rappresentare, di servire i romani, e i romani erano contenti di noi, è stata una bella esperienza. E adesso la città sporca, ecco, maltenuta, ma i cittadini stessi che oramai non sono più orgogliosi di essere romani, mi fa un po' dolore, e credo che insomma dobbiamo mettercela tutta per recuperare, recupereremo. Dottoressa, le avevo fatto la domanda su Roma per dire che adesso si parla tanto di ambiente, ma certo, vivendo in un ambiente intossicato, avvelenato da rifiuti e quant'altro, in effetti... insomma, si rischia, abbiamo visto nelle zone come l'Ilva di Taranto e quant'altro, quanto poi l'ambiente inquinato determini patologie gravissime. Sì, è venuto avanti nella consapevolezza dell'opinione pubblica che ci sono dei diritti ugualmente importanti che stanno confliggendo: il diritto al lavoro, il diritto alla salute e il diritto all'ambiente sano. L'Ilva è una sintesi di tutto ciò. Posso, pur di lavorare, intossicarmi, accorciare la vita, privare la famiglia di un papà che muore in anticipo, e il papà dice: posso io non lavorare e non portare a casa lo stipendio per la mia famiglia? È drammatico. Allora, questi diritti sono tutti ugualmente esigibili e tocca alla politica renderli esigibili. La politica può sciogliere i nodi fra lavoro, ambiente e salute. Deve incominciare ad essere rigorosa, severamente rigorosa, su come far bonificare i terreni che sono stati inquinati e su come chiedere alle aziende i processi di produzione che inquinano di meno, se non si riesce ad annullare del tutto entro il breve tempo l'inquinamento, perché occorrono le grandi aziende, senza le grandi aziende non avremo il lavoro. Quindi una politica severa per ridurre al minimo i danni ambientali. Alcuni sono le mani dei cittadini, basterebbe che facessimo bene la raccolta, che aiutassimo l'economia circolare, perché anche noi basta che facciamo bene la differenziata e l'aiutiamo, perché ci sono cose che si possono riciclare, cose che si possono riusare. Il lavoro, è evidente che abbiamo la Repubblica che è fondata sul lavoro, è l'articolo 1. La salute è l'articolo 32 della Costituzione, che dice che è un diritto fondamentale. È l'unica volta che nella Costituzione si usa l'aggettivo fondamentale. Quindi ci sono tre grandi occasioni di far vedere da parte della politica che sta dalla parte dell'interesse del singolo e della comunità. Lavoro, ambiente, salute devono essere tre persone amiche, tre vestali, non so che, tre ninfe, che dicono ai cittadini: noi stiamo dalla vostra parte. Io penso che si è parlato di sanità, ma non solo, anzi si è parlato di tanto. Dottoressa Garavaglia, la ringrazio anche perché ci ha risvegliato questo senso civico e anche del rispetto della sanità che lavora, e quindi va bene qualche chiacchiera, va bene qualche critica, ma in fondo è una sanità che funziona. Noi abbiamo responsabilità su tutto, nel senso che i cittadini devono ricordarsi che non sono gli altri e non sono i politici, la responsabilità è individuale, perché ciò che ci circonda non è di nessuno, è di tutti, nel senso che è di ciascuno. La città è anche mia e non solo del sindaco Raggi, il bosco, l'ambiente, il marciapiede è anche mio, non solo degli altri. Occorre che da qualche parte questa cosa venga fuori chiara: ciò che è pubblico non è di nessuno, è di tutti, nel senso che è di ciascuno, uno più uno più uno, e quindi nessuno può cedere responsabilità, ognuno ce l'ha.